Zagori Trail, 33 chilometri nella riserva naturale di Zagori. Questo è il mondo trail greco. Ciao! Sono finiciato lì, qui in Grecia quasi in secca. Appena preso il primo gel, bene, temperatura ancora buona, ma mi aspetto che comincerà a scaldarsi. Però siamo a un'ora di gara, siamo ancora dentro la boscaglia, 8 km e mezzo, ritmo buono, temperatura ottima. Già due inciampi, che questo terreno all'oscuro trae un po' in inganno, ma ancora tutto sotto controllo. Primo ristoro. Ho appena lasciato il primo ristoro, 1:13, 10 km. Adesso ci infiliamo in questa gola per poi prendere un altro ponte in pietra. Per il momento la temperatura è ottima, siamo sempre all'interno della boscaglia. Inganna un po' il passo perché non si vedono. Ah, guardate qua, guardate qua che spettacolo. Allora, cali minerali. Paese di Cuculi, 12 chilometri.
tutta una strada lastricata così, avrò fatto 500-600 metri in discesa con questa strada, cosa che ho odiato parecchio, però bello. Inaspettata, inaspettata come gara. Non ti permette mai di distrarti, vista la tipologia di terreno. Pensavo fosse simile alla Vesuvio, ma no, la Vesuvio molto più rilassata. Vai, ti lascia andare, nessun ostacolo. Qua invece ogni passo bisogna fare attenzione. Apprezzato, apprezzato. Guardate che spettacolo, mamma mia, che bello. I miss you. Spettacolo. It's okay? Okay, everything okay. Good. You? Yes, nice. Okay. What's your name? Lemonia. Ah, Lemonia? Ah, nice. You? Marco. Nice to meet you. Lemonia è una super atleta. Ieri ha fatto la 60 e oggi, per defaticare, sta facendo la 30. Grande. What's your name? Jordan. Jordan. Yes, another super athlete. Yes, yes, you yes. See? Jordan. The original. The original one. Yes. Ibiza. 2 ore 11, 16 chilometri. Bravo! Thank you. Bravo, bravo. Vai. Pane, pane. Pame, pame. Vicos Canyon, quindi qui ci sono i canyon. Vediamo un po', altro paesino caratteristico su questo percorso, altro ristoro. Thank you. Qui siamo al 18° chilometro, adesso ci sarà discesone e poi ristoro, discesone, acqua e poi una bella salita fino al 22° chilometro. Comunque dal prossimo ristoro si arriverà su pian pianino ai 1700 metri. E allora avanti che ci si diverte. Ah. Il sentiero è uno di quelli che odio, ma guardate qui che gole, che spettacolo, mamma mia, che bello. Però adesso devo fare attenzione al sentiero, perché questo qui è veramente quelli che mi piacciono di meno. Sassi, discesa, qui bisognerebbe essere capaci di correre. Allora, le scarpe che ho su sono le altre Mont Blanc, le avevo disdegnate, per un certo periodo pensavo anche, le avevo messe anche in vendita, perché pensavo che non fossero delle scarpe adatte, ma poi le ho riprovate e direi che sono veramente delle macchine da guerra, si adattano bene al piede, lo fasciano e lo seguono su tutte le asperità, in particolare su questo tipo di terreno
sono una manna, perché dove le metti stanno e il piede viene trattenuto, quindi non scivola, quindi anche fiacche non ne vengono. Bellissimo. Smile. Yes. Spettacolo. Oh. Che canyon, mamma mia. Faticoso, ma guardate un po' che favola. Siamo a 20 km, 3 ore. Altro ristoro. Siamo a 3 ore e mezza, 22 km. Olè, 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 olè! Bravi! Go! Olè! Capo Solo, 22,5, ancora una decina di chilometri. Next station, 3,5. Adesso c'è una bella rampona fino alla cima. Ce la facciamo, vai. Passati da là, abbiamo fatto tutta questa strada qua sotto e poi su di qui questa scalinata infinita sotto il sole, ma è ancora accettabile questa temperatura. 4 ore e 20, un altro paesino, e qua ci sarà il ristoro. Dura. Allora 26 km, la prossima 5 km, adesso cambio le batterie e si riparte. Ultimo sforzo, dai. 28 km, 5 ore. Paesaggio lunare. La varietà di paesaggi in questa gara è un qualche cosa di spettacolare. Veramente bello. Adesso là, quella sella è la nostra prossima meta, credo ancora 2 km per il ristoro, perché il ristoro è 31, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 5 km, 28, ancora 3 km e poi c'è il ristoro. Quindi presumo che quella lì sia la sella, il punto più alto, 1007, e poi c'è la discesa e a metà discesa c'è il ristoro, per poi continuare, credo, in un'unica volata fino al traguardo. Allora 5 ore e 28 km, ancora
proviamo a corricchiare qui. Sì, ancora 40 minuti. Se riesco a chiuderla sotto le 6 ore, va bene. Bisogna vedere la scalinata finale, come se come le altre mi rallenterà parecchio. Se è corribile sotto le 6 ore è fattibile, ma guardate qua che roba, questo è corribile. Uno ben allenato qua si fa una bella corsetta in discesa, rallenta un pochino su questi piccole sellette. Credo che sia così ancora per un pezzo. Quella che ho appena passata non era il punto più alto, però non vedo molti punti alti, però là dobbiamo arrivare e ci arriviamo e ci arrivo. Dai, avanti, avanti, avanti. Gara finita, sia io che Magda abbiamo la medaglia in metallo, cosa ormai rara in Italia, perché ste croste per l'ambiente facciamo legno, però non è che abbassiamo i prezzi, vaffanculo.